In questi mesi i maestri carristi non conoscevano festività natalizie per il gran lavoro per la realizzazione dei grandi carri di carnevale, pronti poi a sfilare nel mese di febbraio. Quest'anno invece non è così. Ancora non si conosce un programma ben dettagliato, né i carri o le prossime eventuali date dell'evento più importante della città di Fano. Così, quest'anno l'amministrazione comunale, su proposta dei maestri carristi dell'associazione Carnival Factory, hanno pensato di realizzare un presepe di medie dimensioni da installare nei giardini Roma al Pincio di Fano. Sono state scolpite da me in polistirolo, questo è il materiale, dentro ci sono delle strutturine in ferro che ci consentono di posizionarle, di farle rimanere salde sul terreno senza che magari vengano spazzate via dal vento, da agenti atmosferici. Niente cartapesta perché andranno posizionate all'esterno e volevamo renderle più solide possibili, nel senso che dovrebbero avere una durata di più anni e quindi vorremmo che durassero nel tempo e che i nostri interventi per la sistemazione fossero irrisori, ecco, negli anni. Un progetto ben pensato, quello dei carristi, dove ogni anno verrà aggiunta una nuova scena al presepe. L'idea base è quella di aggiungere ogni anno un pezzetto, no? Il bue, l'asinello, mi immagino che arriveranno i re magi. Nel primo hangar della fabbrica del Carnevale di Fano di Viale Piceno, quattro maestri carristi, Anna Mantovani, Daniele Mancini Palamoni, Luca Vasillice e Matteo Angherà, sono arrivati alla fine di questo lavoro iniziato 20 giorni fa. Sono contentissima di questa collaborazione con l'amministrazione e mi fa sempre molto piacere perché comunque lavoriamo anche per il Carnevale di Fano. E solitamente in questo periodo facciamo realizzazioni anche per altri comuni, magari, no? L'anno scorso abbiamo fatto un panettone di 5 metri che è andato a Fermignano. Comunque commissioni dall'esterno ci arrivano spesso e partecipare anche al Natale di Fano per noi comunque è un onore e una soddisfazione. Invece, nelle agenzie di viaggio fanesi continua l'originale iniziativa di mettere a disposizione le vetrine per ospitare gli artisti del territorio, esponendo le loro opere per piccoli e originali regali natalizi e, perché no, di pensare ad una prossima vacanza una volta conclusa questa pandemia.